è 23 marzo 1994, l'Italia gioca in amichevole a Stoccarda contro la Germania. A poco meno di tre mesi dall'esordio a USA 94, la nazionale di Sacchi affronta un test severo contro una diretta concorrente nella corsa al titolo mondiale. Gli azzurri devono fare a meno della stella Roberto Baggio e così a sbloccare il risultato ci pensa l'altro Baggio, Dino, allo scadere del primo tempo. Il vantaggio azzurro dura appena un minuto. Klinsmann svetta su un perfetto cross dalla sinistra e batte Pagliuca. L'attaccante del Monaco è in giornata di grazia e si ripete a inizio ripresa, questa volta facendosi trovare pronto sulla respinta del palo. Il micidiale 1-2 tedesco non ha repliche. L'Italia esce sconfitta, ma respira l'aria dei grandi palcoscenici e delle grandi sfide.